Il vento cerca di portarsi via le tende, le persone sono in fila per avere una razione di cibo e, grazie a Dio, i bambini riescono ancora a divertirsi anche dietro un filo spinato, lungo il quale per noi corrono ricordi devastanti. Nel campo profughi di Domeni sembra che i migranti in fuga dalla miseria vengano scartati perfino dal diavolo. L'accordo tra Unione Europea e Turchia, che prevede che i 50.000 migranti presenti sul territorio debbano essere rimandati in Turchia se non presenteranno la richiesta d'asilo, è un accordo che è ancora bloccato, così come la vita di questi migranti in una perenne attesa. Andrò in qualsiasi paese, dice quest'uomo fuggito dalla Siria, a patto che possa dare un futuro ai miei figli. Non chiediamo soldi, siamo qualificati, possiamo lavorare. Dopo i fatti di Bruxelles, la paura dei migranti è quella di essere considerati vuoti a perdere. Per questo mostrano cartelli di cartone sui quali hanno scritto: non siamo terroristi, noi condanniamo gli atti di terrorismo in Belgio, amiamo la pace. L'Europa ci ha detto di venire qui e ora non ci lasciano passare. Perché? Dice quest'uomo. Dove si trova la loro umanità? Non riescono a vedere come stiamo vivendo? Un gruppo di migranti ha cominciato lo sciopero della fame in segno di protesta contro la chiusura del confine lungo tutta la rotta balcanica. Ormai è sotto gli occhi di tutti che nel campo, che accoglie oltre 12.000 persone, le condizioni sono davvero precarie. Metà di loro sono bambini. Molte organizzazioni non governative hanno sospeso gli aiuti dal centro di Moria, sull'isola di Lesbo, e l'assistenza ai migranti nei trasferimenti dai campi irregolari e centri di riconoscimento. E come sottolinea questo medico volontario, le persone qui sono quasi tutte malate, hanno tosse, febbre, diarrea e molte altre malattie. Insomma, conclude, hanno raggiunto il punto di non essere in grado di sopravvivere.